Nel corso della serata che ha sancito il passaggio delle consegne alla sezione FIDAPA di Castellabate da Roberta Piccirillo a Brasilina Guariglia è stato presentato anche il libro Sono Nessuno, il mio lungo viaggio tra arte e vita. Questo lungo faccia a faccia tra il maestro orafo Gerardo Sacco, che è la protagonista appunto dell'opera, e il giornalista Francesco Kostner, che l'ha raccontato. Una serata durante la quale è intervenuto anche il primo cittadino di Castellabate, Costabile Spinelli. Sì, la presenza doverosa è proprio per testimoniare appunto l'attività che questa sezione sta portando avanti nel nostro territorio, devo dire insieme a tante altre associazioni, e per sottolineare il lavoro, l'importanza dell'associazionismo nella nostra società, quindi il lavoro che la FIDAPA fa egregiamente, qui per complimentarmi, per testimoniare il ringraziamento della nostra comunità, al Presidente che ha svolto questo biennio, un lavoro eccezionale, fare gli auguri a chi subentra, Brasilina, per il lavoro che dovrà portare avanti in questi 2 anni, sperando di poterla affiancare in attività, come ho detto prima, di stimolo, di crescita culturale, di sviluppare dibattito su temi importanti della nostra comunità, e anche un aspetto legato proprio all'aggregazione che possa essere comunque trainante e importante per l'associazione. Sono certo che lo faranno, lo stanno già facendo bene e continueranno a farlo. Lei nel suo libro ripercorre alcuni momenti, la maggior parte dei momenti salienti della sua vita. I suoi gioielli sono stati indossati da tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. La più grande soddisfazione che ha avuto qual è stata però tra questi? Ma quello che ha accontentato un mito come Liz Taylor, il mito dei miti, insomma. Dopo Liz Taylor secondo me non si ritorna più a quel fasto praticamente, no? Quindi una donna che praticamente ha avuto uno come Richard Burton, l'ha sposato 2 volte perché la prima volta non gli è bastato, figuriamoci. Allora quando a bar al Petruzzelli, che si girava appunto nella scena della Ida, quando io ho portato i gioielli che non avete visto, e lei ha visto che era rimasta, io tremavo, però mi tremavano le gambe, ma quando ho visto poi che era felice, io ho detto: ma come, lei che ha i gioielli più belli della terra si meraviglia per questo? Lei mi rispose: no, io ho uno dei 4 diamanti più grandi della terra, perché Richard Burton gli ha regalato un diamante che si chiama Liz Burton praticamente, ma questo è di gioielli più belli. Beh, c'erano giornalisti di tutto il mondo, è stato un assist incredibile. Ora se viene un'attricetta che ha fatto un'apparizione in televisione, io ho fatto questo, io ho fatto quell'altro, ma che tu sei nessuno veramente in questo caso, ecco. Invece non devono dire gli altri che sei qualcuno. Ha una Sofia Loren, non può dire uno praticamente io sono questo, no, lo sanno gli altri, gli hanno riconosciuto questo merito e questa bravura sui palcoscenici di tutto il mondo. Come nasce questo legame con il maestro Gerardo Sacco e da lì poi quest'opera, questo libro? Nasce all'Università della Calabria nel 2008, quando a Gerardo Sacco venne dedicata una giornata, un momento di riflessione presentato agli studenti dell'Ateneo, e lì Gerardo quel giorno si distinse per la sua straordinaria capacità comunicativa. Riuscì a parlare agli studenti raccontando loro qual era stato il suo percorso artistico, ma soprattutto umano, e il silenzio, il religioso silenzio che a Gerardo venne riservato dagli studenti, con il racconto appunto dei suoi momenti positivi sicuramente, ma anche difficili, particolari, mi convinse dell'opportunità di proporre a Gerardo appunto di raccontarsi. E oggi siamo qui a presentare il libro anche a Castellabate, dopo averlo fatto in tanti posti, in tante città della Calabria, raccogliendo sempre attenzione, consensi e anche, devo dire, soprattutto, ecco, la consapevolezza, registrare la consapevolezza che è valsa la pena raccontare questa esperienza e questa straordinaria avventura artistica.